Salve ai nostri web spettatori, siamo con lo scrittore Maurizio De Giovanni, napoletano, noto autore di romanzi. Una domanda sull'incontro di oggi che si è tenuto qui alla Facoltà di Sociologia Federico II. Cosa ti è rimasto di questo incontro con gli studenti? Uno splendido incontro, sono felice di aver incontrato gli studenti che si sono dimostrati straordinari nell'attenzione, nella cura e nella vicinanza alle storie. Sono stati 2 ore, non credevo di poter parlare tanto tempo mantenendo l'attenzione dei ragazzi, e quindi devo ringraziare il Dipartimento per l'invito e per la gentile accoglienza. Ma la funzione della narrativa è importante, io credo straordinaria. Innanzitutto risponde, come diceva il professor Brancato introducendo il mio intervento, risponde a un'esigenza umana primaria, cioè appartiene al genere umano l'attitudine a raccontare storie, l'attitudine ad ascoltare storie e l'attitudine a ricordare le storie poi dopo nella loro vita quotidiana. Io penso che la narrativa serva per interpretare la realtà che ci circonda, abbia una funzione speciale riempiendo un vuoto che c'è nell'analisi della vita attorno a noi. Quindi penso che la narrativa abbia una funzione primaria, fondamentale. E rispetto agli altri generi letterari arriva direttamente al cuore degli utenti, dei fruitori? Sì, esatto, io credo questo fortemente. Penso che la narrativa abbia un accesso particolare all'umanità, cioè le persone sentono la narrativa con una particolare tensione, con una particolare emozione che altrimenti non avrebbe. Parliamo un attimo del calcio Napoli, dove può arrivare secondo te in questa stagione? Punterà sull'Europa League o punterà a riprendersi in campionato? Io purtroppo vedo il Napoli nettamente inferiore a Juventus e Roma, quindi non credo che possa in nessun modo accedere a una lotta per i primissimi posti in classifica. Tra il terzo e il quarto posto c'è una differenza enorme, perché l'accesso alla Champions, che è fondamentale, sarebbe fondamentale, cambia il destino di una squadra. Mi auguro che il Napoli ritrovi le proprie qualità, perché in quel caso potrebbe tranquillamente puntare al terzo posto. Non credo di più, temo di meno se non dovesse immediatamente ritrovare se stesso. In ultima analisi, se ci puoi raccontare un aneddoto che ti è capitato con un lettore o una lettrice e un consiglio a chi è giovane vorrebbe avvicinarsi alla scrittura. Ma io a chi si avvicina alla scrittura do sempre lo stesso consiglio, che è quello di leggere. Leggere è l'aspetto fondamentale. Non puoi pensare di scrivere se non leggi. Sarebbe come pensare di poter giocare a pallone senza aver mai visto una partita. È un errore tecnico. Leggere è avere una storia. Non si può scrivere senza avere nulla da raccontare. Non avrebbe senso. Si deve scrivere se si ha qualcosa da raccontare. Quindi le due condizioni necessarie e ampiamente sufficienti per scrivere sono leggere e avere una storia da raccontare. Per quanto riguarda invece l'aneddotica, posso dire che qualche minuto fa, proprio qui alla facoltà, al Dipartimento di Sociologia, sono stato affrontato a muso duro da 2 lettrici che mi chiedevano per quale motivo il libro buio finisca in quella maniera, e io ho dovuto spiegare, scusandomi, perché quel libro finisce in quella maniera. Loro hanno gentilmente accettato le mie scuse e mi hanno promesso che sapranno aspettare col sorriso il prossimo romanzo. Grazie Maurizio De Giovanni per la disponibilità, vi aspettiamo come sempre su www.liberocittadinopensante.it. Grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti.